Emma Marrone ha sconfitto la malattia. Finalmente una bella notizia per la cantante. Ecco cosa ha detto su Instagram. Emma può finalmente dirsi libera. La sua malattia sembra essere finalmente scomparsa. Cosa ha detto sui social? 5 anni fa la cantante salentina ha definitivamente archiviato un problema di salute grazie a un intervento per il quale i suoi followers si erano molto allarmati. Per fortuna Emma sta bene e di recente ha aggiornato i fan sulla sua malattia. Da settimane l'artista è sui palchi di tutta Italia per il suo tour e proprio da poco si è fermata a Bologna per una visita di controllo. Su Instagram ha detto: "Oggi il mio amico Van mi ha portata prima a Bologna. E ancora, ho fatto la visita di controllo. Va tutto bene, piango di gioia. Festeggio stasera a Reggio Emilia. Canterò con tutto il mio cuore per la bella notizia di oggi." Emma ha sconfitto la malattia. Il messaggio su Instagram. Sempre su Instagram, poi, Emma ha lanciato un messaggio importantissimo, ribadendo l'importanza di fare prevenzione. "Mi raccomando, fate sempre i controlli e non trascurate la vostra salute. Con immenso amore." Ma che malattia ha avuto la cantante? Emma Marrone ha combattuto per anni contro un tumore a utero e ovaie. Nel 2011 ha affrontato un secondo intervento, dopo il primo subito a soli 24 anni. In occasione della seconda volta in cui è entrata in sala operatoria, la cantante aveva firmato il consenso per la donazione di organi. La malattia purtroppo ha fatto sì che Emma disse addio a una tuba e un ovaio. In entrambe le occasioni, comunque, la cantante non ha mai dovuto sottoporsi alla chemioterapia. Ancora, nel 2013 è emerso che avesse congelato il suo tessuto ovarico, temendo che in futuro non potesse diventare mamma. Ecco cosa aveva detto al Corriere della Sera: "Quell'operazione volevo farla da sveglia e con l'epidurale, volevo capire tutto in tempo reale. Oggi sono una splendida ragazza mono-ovarica." La cantante può avere figli? Dopo la malattia Emma può avere figli? Finalmente, nel 2019, con un annuncio sui social, l'artista ha raccontato quanto segue ai suoi fan: "Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi, grazie e state sereni davvero. Passo più tempo nei centri medici che nelle spa." A quanto pare, la paura di non poter diventare mamma è stata scongiurata. Ma Emma non è mai entrata nel dettaglio in merito a questo.